La giornata di raccolta alimentare che quest'anno ha avuto come titolo La solidarietà va spesa è stata organizzata dal Circolo Movimento Cristiano Lavoratori di Caltagirone. Sentiamo il servizio realizzato da Salvo Cone. La solidarietà va spesa, è stato questo lo slogan che quest'anno ha connotato la giornata di raccolta alimentare promossa dai circoli del Movimento Cristiano Lavoratore di Caltagirone Don Luigi Sturzo e di Mineo Don Rosario Pepe a sostegno della mensa dei poveri di Caltagirone in via degli Oleandri 30 che si è svolto sabato 30 novembre. Chi lo desiderava poteva fare la propria donazione nei presidi con i volontari del Movimento Cristiano Lavoratori presenti nel corso della mattinata presso il mercato settimanale di Viale Autonomia, precisamente all'angolo con Piazza Falcone e Borsellino. I volontari MCL hanno garantito la loro presenza anche durante l'intera giornata presso gli esercizi commerciali aderenti, il CRAE di Via Fisicara, l'MD di Via Europa e PagliPoco di Via Sicilia. In merito a questa lodevole iniziativa benefica, si precisa che l'obiettivo di quest'anno è stato più ambizioso che mai. Per questi motivi, i volontari MCL hanno chiesto ad ognuno di fare la propria parte donando gli alimenti richiesti, che consentiranno a loro di offrire un paniere equilibrato ai tanti beneficiari che una spesa non se la possono permettere. Nel carrello, oltre la propria spesa, è stato chiesto di mettere uno o più alimenti a lunga conservazione, compresi gli alimenti per l'infanzia, 8 tonni scatola, riso, olio, legumi, sughi, pelati, biscotti e altro. Non è un atto di delega, hanno detto i volontari, ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido. E partecipare alla colletta alimentare di sabato è stato anche un gesto di reale vicinanza a chi vive nel bisogno, che infonde energia e nuova motivazione a tutti i volontari nell'impegno della lotta alla povertà, nel poter incontrare il bisogno di coloro, famiglie e persone sole, che a Caltagirone vivono un grande disagio. Più che soddisfatto si ritiene Paolo Ragusa, in qualità di vicepresidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori, che ha contribuito a promuovere questa iniziativa, il quale sostiene che questa giornata di mobilitazione è stata organizzata a sostegno della mensa dei poveri che ciascun cittadino, ricorda Ragusa, può aiutare sia con le donazioni ma anche con la propria opera di volontariato. E particolarmente simbolica è stata la partecipazione dei migranti ospiti del centro di prima accoglienza di Via Oleandri, che, come accade già ogni giorno nella gestione della mensa, si trovano sempre in prima fila a sostegno dei volontari impegnati nella raccolta.